Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Io ascolto sempre volentieri il mio amico Oscar Giannino, però ecco, questa volta sono un pochino più d'accordo, anche se non mi sono arrabbiato, con le cose che diceva Emma. Perché io sono, ho cambiato opinione sull'attuale fase politica grazie alle sardine. Cioè, le sardine sono dei giovani che scendono in piazza, domani parlano di essere 30.000 a Bologna, e la cosa che mi ha fatto piacere è di non aver mai visto nei loro cartelli, nelle loro manifestazioni, cioè quei cartelli che in qualche modo, quelle posizioni politiche, sociali, che in qualche modo impersonano lo stereotipo che le televisioni fanno dei giovani. Cioè, io non ho mai visto un cartello dicendo i giovani sono precari, i giovani non avranno la pensione, i giovani sono discriminati, quelle cose che siamo abituati a considerare del mondo dei giovani, anche con qualche realtà vera di fondo, no? Cioè, per loro la battaglia è no a Salvini. E secondo me questa è la battaglia giusta da fare adesso. Primum vivere, deinde filosofari. Ci sarà, credo, il tempo, se riusciremo a vincere questa battaglia, anche per fare tutte le cose nei confronti dei giovani, per ovviamente creare un movimento che possa anche avere la leadership di una nuova guida economica del paese. Però bisogna vincere questa battaglia. E secondo me le sardine sono gli unici che l'hanno capito. Dopo le sardine ci siamo noi. Perché noi siamo scesi in campo soprattutto per questa ragione. Diciamo, il rispetto, diciamo, a altre forze politiche, lo stesso PD ha fatto questa scelta, peraltro non poteva fare altrimenti, visto che Salvini è un leader nazionale e Bonaccini è un ottimo presidente di regione. E, diciamo, leader nazionali, probabilmente, ecco, del PD, e forse, diciamo, non portano voti, o si ha la paura, si ha la preoccupazione che non portano voti. Però, insomma, gli unici che sono scesi in campo per contrastare il disegno nazionale di Salvini siamo noi. E io sono con voi per questa ragione. Ciò premesso, farò anche io un po' un intervento, diciamo, di carattere didattico, dirò delle cose che Giannino sa già, sulle pensioni e sul lavoro. Sulle pensioni, farò un po' un completamento dei ragionamenti che ha fatto Cottarelli molto, molto, molto egregiamente, no? Bucando prima di tutto, e credo che questa cosa vada bucata perché è scritta anche nei documenti ufficiali, ma è una colossale bugia, la storia della separazione tra previdenza e assistenza. Soprattutto perché non c'è bisogno di farla, perché è già stata fatta nel 1889 con la legge 88 e lo Stato, il governo, cancellò 240.000 miliardi di lire che l'INPS aveva di debito nei confronti del bilancio dello Stato nel 1998, quando l'Italia, diciamo, presentò il patto di convergenza per entrare nell'Unione Europea. E oggi, diciamo, la GIAS, che è la gestione degli interventi assistenziali, è l'unica o una delle poche gestioni dell'INPS che è in pareggio. È in pareggio per definizione, perché lo Stato dà tutto quello che occorre per far fronte ai provvedimenti assistenziali, alle misure di carattere assistenziale. E fra questi 110 miliardi che sono all'ordine del giorno, no? Come finanziamento, come trasferimenti alla GIAS, una buona metà riguarda la copertura di oneri pensionistici. E ciò detto, io voglio mettere veramente in guardia da questo punto di vista, perché il rischio che corriamo è quello di fuoriuscire dal periodo di sperimentalità che il governo giallo-verde ha introdotto con quota 100 e con il blocco dell'anzianità a prescindere dall'età pensionabile fino al 2026, di questo non si parla mai, ma questo è l'elemento più pericoloso e più costoso. Il rischio che si ha è quello di uscire all'indietro, e quello cioè di uscire con soluzioni che sono precedenti a quelli della riforma
della riforma Fornero. Perché se, io qui non lo sto a spiegare, ma se guardiamo la piattaforma che i sindacati hanno presentato, ci rendiamo conto, possiamo benissimo renderci conto facendo il totale che fa la somma, no? Cioè la somma, come dicevo Totò, no? Adesso non mi ricordo qual era la cosa, la somma che fa il totale, ci rendiamo conto che si torna ineffettivamente con un sistema pensionistico che è diciamo, quello precedente alla riforma. E tenete conto che la riforma Fornero non è stata fatta solo perché facevamo bella figura nei confronti dell'Europa per fare la riforma. La riforma Fornero è stata fatta nel 2011 perché la crisi aveva inciso anche sull'incidenza della spesa pensionistica sul PIL. Cioè noi, se voi vi prendete la briga di guardare i grafici che Ciampi presentò nel 1998 all'Unione Europea, voi vedete tre grafici. Uno, diciamo, dove sarebbe andata la spesa senza le riforme, un altro dove sarebbe arrivata la spesa soltanto con la riforma delle indennità di contingenza, la terza, quella della riforma dopo, quella della spesa dopo la riforma Dini. Voi vedrete che prendendo l'ultima c'è un picco del 16-17% verso il 2030-2035. Ecco, se voi prendete la curva della spesa pensionistica nel 2009, per il crollo del denominatore, cioè del PIL, vi accorgete che la curva è venuta avanti e che il picco che il Paese aspettava nel 2035 è arrivato nel 2009, più per giù è arrivato nel 2009. Quindi oggi abbiamo un'incidenza della spesa del 16% anche grazie alle misure del 2019, no? Alle misure del governo giallo e verde, no? Ma in mancanza della riforma Fornero avremmo avuto una spesa, un'incidenza sul PIL della spesa pari al 18%. E questo voleva dire che avevamo buttato nel cesso tutte le riforme fatte dal 92 a venire oggi. E quindi, insomma, parlare, difendere la riforma Fornero rispetto anche alle insidie che la riforma Fornero ha. Io so che Salvini va in giro a fare propaganda in Emilia Romagna citando Bibbiano, citando me e la Fornero, no? Dicendo Bonaccini è candidato a Cassola, vi manderà tutti in pensione a 90 anni. Però, insomma, i rischi sono gravi, c'è una letteratura internazionale che sottolinea queste cose. Chiuso su questo punto, io voglio farvi vedere alcune cose che riguardano il lavoro. C'è un demografo, io sono d'accordo nel dire che la demografia è assolutamente una scienza che è diventata prioritaria. La demografia era, tanti decenni or sono, una scienza ancella, no? Perché era legata a scienze più nobili, l'economia e tutte queste cose. Oggi invece la demografia sostanzialmente è diventata una scienza che condiziona anche le altre, anche perché la demografia in generale si basa su cose che già ci sono. Diversamente a chi fa delle ipotesi, no, sul futuro, la demografia ragiona di quelli che sono già nati o di quelli che nasceranno sulla base di alcune statistiche consolidate nel tempo. Ed Alessandro Rosina parla di degiovanimento, nel senso che l'Italia è tra i paesi europei quello con minor cittadini tra 15 e 29 anni e nemmeno gli immigrati bastano più a compensare l'aumento dello squilibrio. Andiamo avanti, devo andare avanti io. Ecco, dunque, vediamo. Ecco, questa è una simulazione che secondo me è assolutamente interessante e mostra come il problema non è un problema del 2050, come disse Salvini in Senato, nel suo discorso al Senato, ma questo è un problema che si pone fra 10 anni. Oggi gli attuali occupati sui 40-45 anni, che sono il nucleo centrale della forza lavoro, no? Della forza lavoro occupata, sono 4,4 milioni. Quelli che arrivano dopo, li chiamano, non so se l'ho scritto, i fratelli minori, sono 3 milioni e 4. Quindi quando i 30-34 anni di oggi diventeranno, passeranno 10 anni e prenderanno il posto dei fratelli maggiori, noi avremo già, pochissimo tempo, avremo già 1 milione di lavoratori, diciamo di lavoratori centrali, di lavoratori importanti in meno. Quindi la demografia abita già qui.
La crisi demografica abita già qui. Non è che dobbiamo fare dei grandi sforzi per attenderla. Vabbè, questo si parla un po' del gap tra generazioni, no? Per colmare il gap causato dalla demografia, il livello di occupazione degli attuali trentenni nei prossimi 10 anni dovrebbe arrivare al 95%. E ovviamente questo è praticamente impossibile. Ecco, però io, e questo riguarda invece gli effetti di quota 100. Gli effetti di quota 100, ovviamente, rispetto all'occupazione, no, come hanno potuto produrre l'occupazione, ovviamente si conoscono solo in base a stime. E c'è una stima dei consulenti del lavoro, costruita su molti altri punti di ricerca, no, che sostanzialmente arriva al 42%. Cioè su 100 che sono usciti, solo 42 sono stati sostituiti, 42 ovviamente in giovane età. E questo lo dice lunga, insomma. Secondo me poteva anche andare peggio, però ecco, questo è quello che passa il convento. Ecco, io credo poi che quando si parla di occupazione giovanile si dimentica un aspetto fondamentale, che è quello che è il mismatch. Io sono convinto, posso sbagliare con i numeri, ma io sono convinto che una regione come l'Emilia-Romagna, se mettiamo a confronto la domanda di lavoro con l'offerta di lavoro, troviamo che c'è poca differenza, che forse la domanda di lavoro è abbastanza vicina all'offerta di lavoro, a quelli che sono i tassi di disoccupazione. Ed è estremamente importante ragionare su questo punto, ragionare su come riuscire a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, che in realtà non solo è una competenza della regione, no? Perché la Costituzione è rimasta come era e il referendum ha bocciato la riforma di Renzi, no? Ma è la questione vera. Noi oggi abbiamo aziende che non trovano dipendenti e giovani che non trovano lavoro. Ma ci sono in questo non solo dei meccanismi istituzionali che non funzionano, ma ci sono anche, secondo me, delle carenze che riguardano la formazione, delle carenze che riguardano la scuola e soprattutto forse anche degli stili di vita. Una questione di stili di vita, come io credo, per esempio, che la questione della demografia, la questione della denatalità, non si risolva solo sul piano economico. Ci sono, secondo me, ragioni di carattere culturale, ragioni di carattere, chiamiamolo, sociale, di stili di vita in qualche modo, che hanno reso possibile una caduta della denatalità. Insomma, non è che ovviamente non c'è una politica per la famiglia nel nostro paese, anzi le risorse che il lavoro dipendente versa e le imprese versano per la famiglia vanno a finanziare le pensioni nel nostro paese. Questo è un altro segreto che non si conosce. Ma io credo che ci sia un problema molto serio. Noi permanentemente abbiamo un 1,1% di posti vacanti. Un lavoro dipendente che è di 14-15 milioni stabilmente, no? Ci rendiamo conto di cosa vuol dire l'1,1%, ci rendiamo conto che è sempre una percentuale importante. Ecco, queste, secondo l'Excelsior Union Camere, mostra quali sono le aree dove è difficile trovare manodopera e dove l'incidenza è più blu, sono le aree appunto in cui è più difficile, dove invece la cosa è più chiara, invece sono le situazioni dove c'è effettivamente maggiore disoccupazione. Però vedete come siamo combinati qui al nord. E i motivi del mismatch? I motivi del mismatch sono duplici, lo dicevo prima, i sistemi formativi, gli indirizzi scolastici, la mancanza di orientamento professionale, il fatto che non ci sia una risposta a livello istituzionale nell'intermediazione fra domanda e offerta di lavoro. Però io credo che questo sia un problema grave, un problema serio, un problema che va affrontato prima di infilarsi nella mistica del precariato, no, da cui secondo me poi si fa fatica ad uscire. Ecco,
vabbè, ci sono per esempio degli studi che dimostrano qual è il fabbisogno occupazionale dei prossimi anni e sono, diciamo, cifre importanti, numeri importanti. Ci sono valutazioni per quanto riguarda l'expansion demand e per quanto riguarda il reemployment demand. E quindi insomma, abbiamo davanti a noi un esame per quello che può essere, del monitoraggio per quello che può essere il futuro. Ecco, io mi fermo qui, perché credo di avere dato qualche idea, seppur in maniera sommaria. Mi limito solo a dire una considerazione. Benedetto della Vedova si riferiva a un romanzo che io non ho letto, perché io leggo solo libri di storia e di pensioni e di cose di questo genere, insomma, di economia. E ho già sul comodino l'ultimo libro di Cottarelli che leggerò appena ho finito, quello su Carniti, quello di Carniti, passato prossimo. Però ricordo un libro che mi è capitato, ho avuto, diciamo, l'onore, il piacere di presentare proprio qui a Bologna. È il libro uscito postumo di uno che, insomma, è stato un maestro per tanti di voi, no? Di Marco Pannella. Bene, quel libro finiva con una frase che mi è rimasta scolpita nella mente. Fa quel che devi e accada quel che può. Questo credo è il modo con cui, la parola d'ordine con cui stiamo in campo oggi. Grazie.